Salve a tutti e benvenuti sul canale Tessiland. Io sono Andrea e questa è la rubrica del Come fare. Oggi parliamo di gioielli, di pietre, ma soprattutto parliamo di una tecnica per poterle attaccare tra di loro e creare il vostro gioiello, che è l'occhiello ad orefice. Andiamo a vederlo. Quindi vediamo cosa occorre per fare il nostro occhiello a orefice. Avremo bisogno di una pinza conica, eccolo qua, si chiama conica perché questi sono a forma di cono, una pinza a becco, una tenaglia e del filo di ferro. Per fare l'occhiello a orefice, la cosa più importante è avere un filo di ferro che non deve essere sottilissimo perché subisce delle piegature. Questo che utilizziamo è un 0,8, ma vediamo subito come effettuare questo occhiello ad orefice. Allora, prendiamo il nostro pezzettino di una lunghezza, va bene anche di 7-8 cm, come in questo caso. Prendiamo la nostra pinza conica e andiamo a girare il nostro ferretto. Lo afferrate e fate una torsione del polso ed ecco quello che deve avvenire, come in questo caso. A questo punto lasciamo il nostro occhiello, lo riprendiamo e diamo una torsione intorno al ferro principale. In questo caso basteranno anche solo due giri. Dopodiché addrizziamo il nostro occhiellino, come in questo caso, e con la tenaglietta tagliamo la parte in eccesso. In questo punto prendiamo la nostra tenaglia a becco e possiamo anche stringere la parte che è uscita fuori per non graffiare. Ora prendiamo la nostra pietra e la inseriamo all'interno del nostro ferretto. In questo modo. Poi diamo una torsione. E come in questo modo dobbiamo avere lo spazio per poter girare, quindi abbiamo qui il nostro occhiello, lo riprendiamo sopra e andiamo a fare il nostro giro in questo modo. Poi prendiamo sempre la tenaglia e tagliamo stando attenti a non toccare la pietra. Quindi fate molta attenzione, in questo caso tagliamo, prendiamo la nostra pinza a becco e andiamo a stringere il pezzettino. In questo caso è meglio che vi aiutate con l'altra pinza, tenendolo fermo da qui, e potete stringere in questo modo. E il nostro primo ciondolino, eccolo qui, è pronto. Quando poi abbiamo creato e realizzato tantissime altre pietre, come in questo caso, possiamo procedere con la congiunzione di tutte queste pietre. E come facciamo? Riprendiamo sempre il nostro filo di ferro e rifacciamo lo stesso passaggio di prima. Questa volta però facciamo un passaggio un poco differente, perché andiamo a fare prima il giro in questo modo qua. Prendiamo la nostra pietra, la inseriamo all'interno del nostro occhiellino. In questo caso lo fermiamo così. E andiamo a effettuare il nostro giro. Dopodiché ritagliamo
e siamo pronti per inserire l'altra nostra pietra. Inseriamo nuovamente la pietra, rifacciamo nuovamente l'occhiello ricordandoci sempre di stare lontani, in questo modo qua. Quando siamo arrivati a questo punto, senza stringere, inseriamo la nostra altra pietra che avevamo fatto prima, prendiamo nuovamente l'occhiello, stando attenti a non spingere e schiacciare l'altro, facciamo i nostri due giri e poi con la tenaglia tagliamo. Qui dovete stare sempre attenti perché potete incidere la perla o la pietra. E stringiamo. Andando avanti in questo modo avremo il nostro bracciale. Spostiamo questi ed ecco qua. Abbiamo creato il nostro bracciale, dove qui alla fine ci abbiamo messo un moschettone, da quest'altra parte abbiamo inserito una rondellina e abbiamo creato il nostro bracciale veloce, veloce, veloce. Quindi abbiamo terminato anche con questo tutorial. Se vi è piaciuto, come sempre, mettete like, iscrivetevi al canale, non perdete le altre rubriche Condivision e News e soprattutto la novità del blog su www.megliodimaglia.com. Che cosa vi voglio dire? Io, visto che sono anche in pandan, mi metto il mio bracciale e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!